Vieni qua. Che bello. 10 quintali d'acqua, si bevono 250 pecore. In un giorno lo bevono tutto. Una pecora beve 4 litri d'acqua. 4 litri di acqua. Insomma. Cioè, nel senso che non è manco tanto, perché tutto il pelo che c'ha, cioè, anche se l'hai tosato. Però. Ecco, stanno arrivando, che bello. Stanno arrivando. Ecco, sono arrivati. Guarda com'è. Sono arrivate. Non è finita. Non è finita, ma nella modernità dobbiamo tornare indietro. Oggi dovrà rinascere l'allevamento di 50 anni fa, di 70 anni fa. Cioè di qualità. Oltre che di qualità, ma familiare. Sì, a livello familiare, dove ci stava un marito, una moglie, i bambini. E il marito e la moglie si portavano questi 250-300 pecore. E basta. Cioè, tu dici che si può fare qualcosa? Sì, perché non hai bisogno di manodopera, ma oggi è impossibile trovarla, e dopo è... Costa che certe volte, no? Facevo la riflessione, sento la televisione, dice, ma il salario minimo, quello e quell'altro. Io dopo da mentalità da contadino, che ne so, tanto forse capisci, non capisco tanto, capisco gli altri che avranno di più, ma se io sono un lavoratore che mi rende 10, come lo posso retribuire con 15? Certo. Io la vedo così, cioè in modo molto semplice. Assolutamente.